678, buongiorno a tutto il mondo, oggi parliamo di ricordi di arte. Oggi è l'anniversario di mio fratello, sono 5 anni, il grande fratello che mi ha insegnato a grattare la testa ai gatti, il video omaggio storia australiana, ve lo consiglio di vederlo, è un piccolo contributo per ricordare un grande artista che è stato Bruno Callori, della stirpe Callori e Company. Allora, ho postato questa mattina un'opera di mio fratello che rappresenta un picco dell'Aquila, tratto dal libro Profezia di Celestino di Jan Risfield, disegnato da mio fratello tantissimi anni fa. Oggi, guardando un attimo gli oggetti che mi ricordavano mio fratello, ho rincontrato questo piccolo banchetto dove mio fratello disegnò questo picco dell'Aquila in un momento che incontrai la profezia di Celestino, dove parlava della consapevolezza dell'essere umano che si sta evolvendo, e quel picco dell'Aquila rappresenta l'universo e il tutt'uno, il personaggio seduto sopra il monte con questa veduta. A un certo punto si sentì tutt'uno con l'ambiente e diventò felice come il Callori, che è sempre felice qualsiasi cosa accada nella vita. Una delle cose più belle delle persone che non ci sono più sono i ricordi. I ricordi ci aiutano a vivere meglio di qualche caratteristica della persona che non c'è più. Io uso questo modo di pensare e ho tutti i ricordi molto 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 ancora accesi, molto brillanti, delle persone che non ci sono più. In questo caso oggi è la giornata del ricordo di mio fratello Bruno Callori, artista emigrato in Australia 40 anni fa, e spero di far piacere a tutta la famiglia Callori con un video. Io spero che anche voi poteste raccontare chi poteva essere Bruno Callori e le sue caratteristiche sia come uomo e sia come artista. Bene, mi trovo qui alla Sgaglietta prima di iniziare a lavorare. Mi ha fatto molto piacere fare una chiacchierata con tutto il mondo con Musicando. Ne parliamo alle prossime puntate. Ci vediamo, grazie dell'ascolto. Francesco Callori, Tenerife, buona giornata.